Il cambio intestatario online di una casella PEC è facile e veloce. Devi accedere all'area clienti PEC con l'account Aruba, cioè username @aruba.it e relativa password, collegato a tale casella. Se accedi con l'indirizzo della tua PEC e la password, sarai invitato a scollegarti ed accedere con username e password. Hai modo di recuperare i dati che ti occorrono cliccando i link dedicati. Un altro modo per recuperare le credenziali è questa pagina di login dell'area clienti, dove puoi cliccare «Non ricordi lo username» o «Non ricordi la password». Inserisci i dati e clicca «Accedi». Nella sezione relativa alla posta certificata, clicca «Gestisci». All'interno della sezione, clicca nel menu di sinistra sulla voce «Cambio titolare PEC». Il pannello riepiloga cosa occorre per proseguire e avvisa che è necessario eliminare dalla casella PEC, prima di procedere, i messaggi che non vuoi che vengano visti dal nuovo titolare. Clicca «Prosegui». Il sistema mostra la casella o le caselle, se ne hai più di una, disponibili per il cambio di proprietà. Seleziona quella o quelle che ti interessano. La schermata ricorda che una volta che il nuovo titolare avrà accettato il cambio, non ti sarà più possibile accedere o utilizzare le caselle cedute. Clicca nuovamente «Prosegui». Ora è sufficiente inserire lo username Aruba del nuovo titolare e il suo codice fiscale o partita IVA. Se il nuovo proprietario non ha registrato ancora un account Aruba, può indicargli di farlo dal portale signup.aruba.it prima di continuare. Fatto? Clicca «Prosegui». Controlla il riepilogo. Se è tutto ok, clicca nuovamente «Prosegui». Ci siamo quasi! Verifica il tuo numero di cellulare cliccando «Invia codice di verifica» per ricevere un codice monouso via SMS. Se il numero non è corretto, modificalo cliccando l'omonimo link. Inserisci il codice che hai ricevuto sul telefonino e clicca «Verifica». Se è tutto ok, la tua parte è finita. Ti basta aspettare che il nuovo titolare accetti il cambio. Ti arriverà un'email per confermarti l'esito dell'operazione.